a Cagliari per protestare contro la dipendenza dalle case farmaceutiche mondiali. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. Voi state protestando contro l'OMS, quell'imposizione chiaramente dei vaccini, di tutte le norme sanitarie, ma l'OMS non è neanche un'istituzione di tutela nei confronti di tante malattie e pandemie che possono generarsi nel pianeta? Questo è ciò che ci fanno credere, questo è ciò che dicono. In realtà l'OMS non è più governato da personaggi intanto eletti da un popolo, ma è in mano ai privati. È in mano ai privati perché i più grandi finanziatori dell'OMS ormai da anni sono Gavi e la fondazione Bill e Melinda Gates. Per cui queste due entità, più tutti gli altri, ripeto, hanno in mano il potere mondiale, in particolare le Big Pharma. A questo punto possiamo chiedere evidentemente all'ONU, che è un'istituzione super partes, di rivedere l'OMS e quindi di rivedere attenzione, un po' le modalità di elezione, di individuazione. Non è l'ONU super partes, l'OMS è un'organizzazione che fa parte dell'ONU, quindi l'ONU è assolutamente in sintonia con ciò che sta e vorrebbe ottenere Ghebreyesus, il presidente dell'OMS. Ora, il 27 maggio si doveva decidere e la maggioranza degli stati, per fortuna per il momento, non ha aderito a questo piano pandemico, in base al quale l'OMS avrebbe avuto in mano la sovranità della gestione sanitaria in tutto il pianeta.